Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che molto peccato mi fece la Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea della nuova alleanza, concedi a noi di onorare la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti, per essere accolti alla mensa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma i miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbio non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento e quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate il suo nome, Signore, il suo nome. Difensore delle vedove, Dio, nella sua santa divara, a chi solo Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, in essa abitato il tuo popolo, in quello che nella tua bontà hai reso sicura per il povero. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile,
né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. I santi sono una affascinante spiegazione del Vangelo. La loro vita è il punto di vista privilegiato da cui possiamo scorgere la buona notizia che Gesù è venuto a annunciare, e cioè che Dio è nostro Padre e ognuno di noi è amato da Lui. Questo è il cuore del Vangelo e Gesù è la prova di questo amore, la sua incarnazione, il suo volto. Oggi celebriamo l'Eucaristia in un giorno speciale per questa città e per questa Chiesa, la perdonanza celestiniana. Qui sono custodite le reliquie del Santo Papa Celestino V. Quest'uomo sembra realizzare pienamente ciò che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V come colui che fece un gran rifiuto, secondo l'espressione di Dante nella Divina Commedia. Ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì. Infatti non esiste altro modo di realizzare la bontà di Dio che assumendo la forza degli umili, non c'è un altro. Proprio perché sono tali, gli umili appaiono agli occhi degli uomini deboli e perdenti, ma in realtà sono i veri vincitori, perché sono gli unici che confidano completamente nel Signore e conoscono la sua volontà. E infatti ai miti che Dio rivela i suoi segreti, dagli umili egli viene glorificato. Lo spirito del mondo che è dominato dall'orgoglio, la parola di Dio di oggi ci invita a farci umili e miti. E l'umiltà non consiste nella svalutazione di se stessi, bensì in quel sano realismo che ci fa riconoscere le nostre potenzialità e anche le nostre miserie. A partire proprio dalle nostre miserie, l'umiltà ci fa distogliere lo sguardo da noi stessi per rivolgerlo a Dio, colui che può tutto e ci ottiene anche quanto da soli non riusciamo ad avere. Tutto è possibile per chi crede. La forza degli umili è il Signore, non le strategie, i mezzi umani, le logiche di questo mondo, i calcoli, no, il Signore. E in tal senso Celestino V è stato un testimone coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera,
dalle logiche mondane, è pienamente testimone di quel nome di Dio che è misericordia. Questo è il cuore stesso del Vangelo, perché la misericordia è saperci amati nella nostra miseria, vanno insieme. Non si può capire la misericordia se noi non capiamo la propria miseria. Essere credenti non significa accostarsi a un Dio oscuro che fa paura. Ce lo ha ricordato la lettera agli Ebrei. Non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra, tempesta, né a squillo di trompa e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio e non rivolgere più la parola. No, no, cari fratelli, no, cari fratelli e sorelle. Ci siamo accostati a Gesù, il Figlio di Dio, che è la misericordia del Padre e l'amore che salva. Ma la misericordia è Lui. Ma soltanto con la misericordia può parlare la propria miseria. Se qualcuno di noi pensa di arrivare alla misericordia per un altro cammino che non sia la propria miseria, ha sbagliato strada. Per questo è importante capire la propria realtà. L'Aquila da soli mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha lasciato. Il privilegio di ricordare a tutti che con la misericordia e solo con essa la vita di ogni uomo e di ogni donna può essere vissuta con gioia. Misericordia è l'esperienza di sentirsi accolti, rimessi in piedi, rafforzati, guariti, incoraggiati. Essere perdonati e sperimentare che ora ciò che più si avvicina è la resurrezione. Il perdono è passare dalla morte alla vita, dall'esperienza dell'angoscia e della colpa a quella della libertà e della gioia. Che questo tempo sia sempre il luogo in cui ci si possa riconciliare, sperimentare quella grazia che si rimette in piedi e ci dà un'altra possibilità. Il nostro Dio è il Dio delle possibilità, eh? Quante volte, Signore? Una, sette, 70 volte sette. Il Dio che ti dà sempre un'altra possibilità. Sia un tempo del perdono, non solo una volta all'anno, ma sempre, tutti i giorni, sai? È così, infatti, che si costruisce la pace, attraverso il perdono ricevuto e donato. Ma partire dalla propria miseria e guardare lì come arrivare al perdono, perché anche nella propria miseria sempre troveremo qualcosa di luce che è la strada per andare al Signore. È Lui che fa la luce nella miseria. Oggi al mattino, per esempio, ho pensato in questo quando eravamo arrivati all'Aquila e non possiamo atterrare, non potevamo atterrare. Nebbia fitta, tutto oscuro, non si poteva. Il pilota dell'elicottero girava, 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 girava. Alla fine ha visto un piccolo buco e è entrato lì e è riuscito. Un maestro, no? Ho pensato nella miseria. Con la miseria succede lo stesso, con la propria miseria. Tante volte lì guardando chi siamo, niente, meno di niente. E giriamo, giriamo. Ma dalle volte il Signore fa un piccolo buco, mettete lì dentro, sono le piaghe del Signore. E lì è la misericordia, nella tua miseria. C'è il buco che nella tua miseria il Signore ti fa per poter entrare. Misericordia che viene nella tua, nella mia, nella nostra miseria. Cari fratelli e care sorelle, voi avete sofferto molto a causa del terremoto.
e come popolo state provando a rialzarvi e a rimettervi in piedi. Ma chi ha sofferto deve poter fare tesoro della propria sofferenza, deve comprendere che nel buio sperimentato gli è stato fatto anche il dono di capire il dolore degli altri. Voi potete custodire il dono della misericordia perché conoscete cosa significa perdere tutto, veder crollare ciò che si è costruito, lasciare ciò che vi era più caro, sentire lo strappo dell'assenza di chi si è amato. Voi potete custodire la misericordia perché avete fatto l'esperienza della miseria. Ognuno nella vita, senza per forza vivere un terremoto, può, per così dire, fare esperienza di un terremoto dell'anima, che lo mette in contatto con la propria fragilità, i propri limiti, la propria miseria. Questa esperienza si può perdere tutto, ma si può anche imparare la vera umiltà. In tali circostanze ci si può lasciare incattivire dalla vita oppure si può imparare la mitezza. Umiltà e mitezza allora sono le caratteristiche di chi ha il compito di custodire e testimoniare la misericordia. E sì, perché la misericordia quando viene da noi è perché noi la custodiamo, anche perché noi possiamo dare testimonianza di questa misericordia. È un dono per me la misericordia, misero, ma questa misericordia deve essere anche trasmessa agli altri come dono da parte del Signore. C'è però un campanello di allarme che ci chiede, che ci dice se stiamo sbagliando strada. Il Vangelo di oggi lo ricorda. Gesù è invitato a pranzo, abbiamo sentito, a casa di un fariseo, e osserva con attenzione come molti corrono a prendere i posti migliori a tavola. Questo gli dà lo spunto per raccontare una parabola che rimane valida anche noi oggi. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ti ha invitato, te e lui, venga a dirti: cedili il posto per favore, tu vai indietro. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Troppe volte si pensa di valere in base al posto che si occupa in questo mondo. L'uomo non è il posto che detiene. L'uomo è la libertà di cui è capace e che manifesta pienamente quanto occupa l'ultimo posto o quando gli è riservato un posto sulla croce. Il cristiano sa che la sua vita non è una carriera alla maniera di questo mondo, ma una carriera alla maniera di Dio, che dirà di se stesso di essere venuto per servire e non per essere servito. Finché non comprenderemo che la rivoluzione del Vangelo sta tutta in questo tipo di libertà, continueremo a assistere a guerre, violenze, ingiustizie, che altro non sono che il sintomo esterno di una mancanza di libertà interiore. Lì dove non c'è libertà interiore si fanno strada l'egoismo, l'individualismo, l'interesse, la sopraffazione e tutte queste miserie. E prendono il comando le miserie. Fratelli e sorelle, che l'Aquila sia davvero capitale di perdono, capitale di pace e di riconciliazione. Che l'Aquila sappia offrire a tutti quella trasformazione che Maria canta nel Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Quella che Gesù ha ricordato nel Vangelo di oggi. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. E proprio Maria, da voi venerata col titolo di salvezza del popolo aquilano, vogliamo affidare il proposito di vivere secondo il Vangelo. La sua materna intercessione ottenga per il mondo intero il perdono e la pace.
la consapevolezza della propria miseria e la bellezza della misericordia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo il Padre che in Gesù, nostra pace, ci introduce alla sua misericordia. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco e per i pastori della Chiesa, perché l'annuncio coraggioso e fedele della parola di Dio muova il cuore dei responsabili delle nazioni al dialogo
e alla fraternità per sanare le ferite causate dall'odio, dall'oppressione e dalla guerra. Preghiamo. Per i ministri della riconciliazione, perché amministrando il sacramento della penitenza facciano sperimentare ai fedeli l'abbraccio del Padre che perdona e restituisce dignità, coraggio e speranza ai suoi figli. Preghiamo. Per le persone in difficoltà a causa della malattia, della solitudine e della povertà, perché sollevate dalla concreta vicinanza della comunità cristiana attraverso le opere di misericordia corporale e spirituale, possano sentire la tenerezza e la misericordia di Dio. Preghiamo. Per la comunità aquilana, perché vivendo i giorni festosi della perdonanza celestiniana, guardi all'essenzialità del messaggio di salvezza e di riconciliazione del Papa Santo per rendere più fecondo il cammino della propria rinascita. Preghiamo. Per noi qui riuniti e per tutti coloro che passeranno attraverso la Porta Santa di Collemaggio, perché lo Spirito Santo infonda in ciascuno la gioia di accogliere la grazia dell'indulgenza giubilare e di rendere testimonianza al Vangelo di Cristo, preghiamo. Signore paziente e misericordioso, tu non lasci delusi coloro che rivolgono a te i loro occhi. Accogli le nostre invocazioni e aiutaci a onorare la presenza di Gesù nel volto di ogni fratello. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e lo loderemo senza fine nella tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro Celestino, San Massimo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Carissimo Papa Francesco, le sue parole, cariche di sapienza e di amore, rimarranno incise a caratteri indelebili nella nostra memoria personale e collettiva. Con la solenne celebrazione a cui abbiamo partecipato, lei raccoglie la tradizione della perdonanza celestiniana, l'arricchisce con il suo magistero e la proietta a livello planetario. La porta santa della perdonanza verrà aperta non solo ai pellegrini che visiteranno questi luoghi, ma sarà spalancata sul mondo intero. Speriamo che tutti i popoli, specie quelli lacerati da conflitti e da divisioni interne, possano varcarla idealmente e ritrovare le vie della solidarietà e della pace. Il perdono che viene da Dio va accolto, ma deve essere poi dato e chiesto. Il perdono, inoltre, è la chiave che apre la porta della giustizia, perché senza la misericordia la giustizia diventa gelida, aspra, tagliente, perciò poco equa. È passando attraverso questo varco che si entra sul terreno della pace. Per tale ragione il messaggio del perdono assume una dimensione spirituale, culturale e sociale a raggio cosmico, è valido per tutti, ovunque e sempre. Con la sua visita pastorale, lei svolge un ministero di riconciliazione e invita tutti alla conversione evangelica, ma anche attraverso la testimonianza commovente della sua carità samaritana, lei dona la grazia della consolazione. Lei sa, carissimo Papa Francesco, che la nostra comunità ecclesiale e sociale è stata crocifissa dal devastante terremoto che l'ha colpita il 6 aprile 2009. La furia di quella calamità ha provocato rovine e lutti. Ma insieme al terremoto geologico si sono registrati sciami sismici di tipo spirituale, psicologico, relazionale, che hanno prodotto ferite profonde nella mente e nei sentimenti della nostra gente, sconvolgendo tradizioni e stili di vita. La popolazione montanara non si è arresa davanti alla tragedia, ma ha reagito con tenacia fattiva e una indomita volontà di rinascita, radicate nella tradizione cristiana e nella collaudata resilienza che attraversano la nostra storia. È per questa fede provata che, con l'aiuto di Dio, dopo la notte oscura del terremoto, sul cielo di L'Aquila si è accesa l'alba della risurrezione, con bagliori sempre più difficili, sempre più diffusi e intensi. Carissimo Papa Francesco, è chiaro a tutti noi che la sua venuta manifesta un gesto di predilezione e rappresenta un evento epocale per la nostra città. Questa certezza condivisa ha suscitato una mobilitazione generale che ha fatto registrare piena unanimità nella popolazione come anche nelle istituzioni pubbliche e negli organismi culturali. In particolare devo ringraziare la prefettura e il municipio insieme all'amministrazione regionale e provinciale per la dedizione competente e generosa che hanno dimostrato sul campo. Dopo che l'UNESCO ha riconosciuto la perdonanza patrimonio immateriale dell'umanità, la nostra città ha avvertito con crescente coinvolgimento l'impegno di trasmettere su scala mondiale i valori della misericordia e della pace.
Attraverso lei, Santo Padre, vorremmo che la perdonanza stringesse in un abbraccio universale tutti coloro che soffrono a causa di violenze e divisioni, promuovendo, secondo il progetto di Dio, la civiltà dell'unità e della concordia. Saluto con affetto fraterno i cardinali e vescovi presenti, insieme ai sacerdoti, ai religiosi e a diaconi che hanno preso parte alla liturgia che abbiamo celebrato. Saluto pure tutti i fedeli che formano questa meravigliosa assemblea eucaristica. Esprimo riconoscenza verso tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questa festa solenne. Un grazie particolare va rivolto al coro, al servizio liturgico e a quanti hanno curato l'aspetto organizzativo. Maria, Maestra, Madre, modello di comunione, ci aiuti ad essere artefici di sinodalità e a diventare sempre più una Chiesa in uscita che testimonia e annuncia il Vangelo. Carissimo Papa Francesco, la sua benedizione ha asciugato le lacrime in molti volti e acceso i colori della speranza sui nostri giorni. Noi la seguiamo con fedeltà convinta perché lei è il Papa, successore di Pietro, e le vogliamo un mondo di bene, perché per noi lei è anche un papà che riflette la sollecitudine e la tenerezza del Signore. Perciò, a nome di tutti gli abruzzesi, popolo forte e gentile, mi permetta di dirle a cuore aperto: grazie, Papa Francesco. E sorelle, al termine di questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria con la preghiera dell'Angelus. Prima però desidero salutare tutti voi che avete partecipato, anche quanti hanno dovuto farlo a distanza, a casa o in ospedale o in carcere. Ringrazio le autorità civili per la loro presenza e per lo sforzo organizzativo. Ringrazio di cuore il Cardinale Arcivescovo e gli altri Vescovi, i sacerdoti, le consacrate, i consacrati, le famiglie, il coro e tutti i volontari, come pure le forze dell'ordine e la protezione civile. In questo luogo che ha patito una dura calamità voglio assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Pakistan colpiti da alluvioni di proporzioni disastrose. Prego per le numerose vittime, per i feriti, gli sfollati e perché sia pronta la generosa solidarietà internazionale. Ed ora invochiamo la Madonna affinché, come dicevo al termine dell'omelia, ottenga per il mondo intero
il perdono e la pace. Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia. Maria, Madre di Misericordia, Regina della Pace, prega per noi. Angelus Dominum, Salve Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostrae. Ecce Domini. Et pia mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterni nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicita, prega per noi. Santa Agnese, prega per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio.